Salve a tutti. Il Centro Culturale di Ricerche Isobiologiche Galileo di Corcagnano, Parma, ha il piacere di presentare un convegno che si terrà giovedì 11 agosto 2016 con inizio alle ore 21 in quel di Berceto, Parma, presso il Museo Pier Maria Rossi. E in questo caso dobbiamo ringraziare sentitamente sia l'amministrazione comunale Berceto, sia la prologo di Berceto, soprattutto il Museo Pier Maria Rossi che ha concesso la sua bellissima sala. L'argomento di questo convegno è, a nostro parere, molto interessante perché se ne parla molto, ma se ne parla spesso o superficialmente o a sproposito. Il titolo è Il potere della mente e abbiamo anche il potere che si traduce in piacere di avere vicino a noi il relatore Elio Fiorentini e anche il conduttore del sito soprannaturale.it. Mi sembra che l'abbinamento sia ci sta, sia dei migliori. Piacere mio comunque. Piacere soprattutto nostro, noi ci conosciamo da una vita di ricerche, una vita di misconoscenza, perché la gente oggi pensa a tutto meno che a queste cose, e soprattutto direi che, come dopo tu mi parlerai meglio, il termine soprannaturale è da scindere da un qualcosa di religioso, perché molta gente che, per amor di Dio, specialmente in questo periodo, ritiene di non dover avere una religione, una rete, una fede. Quando senti il termine soprannaturale si blocca e dice io non ne voglio sapere. Soprannaturale vuol dire al di sopra, non tanto della natura in quanto tale, ma della natura che noi conosciamo o che crediamo di sapere. Tutto bene? Assolutamente. Le leggi dell'universo che intuiamo o che conosciamo più o meno bene sono probabilmente poco più del 4%, quindi abbiamo a meno dell'universo che riusciamo a concepire con le strumentazioni moderne. Quindi di conseguenza direi che è uno scrigno enorme, qualcosa di veramente molto molto grande, se non forse probabilmente infinito, di leggi fisiche che dobbiamo ancora scoprire. Quindi è come aprire un pacco di Natale che non finisce mai. Ed in effetti tu hai parlato del 4% senza dimenticare che, e questo lo dicono gli illustri scienziati della cosiddetta medicina ufficiale, perché sai che c'è la cosiddetta medicina ufficiale e c'è l'alternativa per non dire parolacce. Questi scienziati affermano che il nostro cervello, noi attualmente, uomini del terzo millennio, lo adoperiamo al massimo quando va bene per il 7%. Immaginiamoci con quello che sta succedendo chi lo adopera meno del 7%. Comunque, a parte le polemiche, andiamo avanti e entriamo nel dettaglio. Tutto questo ha avuto inizio, lo studio di, tra l'altro anche del potere della mente, ha avuto inizio verso la metà del 1800 ed è stato etichettato con il nome di parapsicologia. Parapsicologia viene dal greco para e psiche, che vuol dire qualcosa di parallelo all'anima, psiche per invece dall'anima. E se non sbaglio è stato coniato da un francese, Charles Richet. Esattamente. Ecco, però tu mi dicevi che all'inizio il termine parapsicologia non era proprio quello. No, era stato un po' contrastato. Qualcuno aveva proposto il termine paranormologia, cioè la normalità è qualcosa che viaggia parallelo. È difficile dare poi una bussola di indicazione sopra, sotto, parallelo a tutta una serie di fenomeni che vengono da, probabilmente da quella parte di realtà che noi non conosciamo, della quale viviamo solo marginalmente certe, diciamo, influenze quasi impalpabili.
Quindi era importante stabilire all'epoca un termine che fosse univoco un po' per tutti quanti i ricercatori di questo nostro pianeta e soprattutto che lo distinguesse da quella che è la metapsichica, che è praticamente una diramazione per quanto riguarda ricerche di altro tipo, di cui non ci occuperemo durante la serata. Già così, quando mi è stato così proposto l'argomento, è stato un po' per me come per un goloso all'ennesima potenza entrare in una pasticceria. E quindi infatti di argomenti ne toccheremo tanti, vedremo di toccare, fare una panoramica abbastanza così ampia, completa no sicuramente, bisognerebbe andare avanti per almeno un paio d'anni a fare una conferenza alla settimana per toccare un po' tutti gli argomenti, e però cercheremo di fare una panoramica soprattutto non noiosa, non pesante su quelli, perché potremmo sicuramente, io la prima volta che ebbi modo di leggere gli studi di Richer sulla telepatia, alla quarta pagina mi stavo addormentando, quindi ho dovuto bere litri e litri di caffè per riuscire ad arrivare, ma questo non perché fosse, semplicemente era trattato da Richer in una maniera estremamente scientifica. Noi siamo sicuri che la serata riuscirà perfettamente e comprensibile per tutti, anche per coloro che per la prima volta si avvicinano a queste tematiche, perché dicono Napoli, nessuno nasce imparato prima. E sempre per rimanere a Napoli, De Filippo diceva che gli esami non finiscono mai. Assolutamente. Quindi tu preparati bene, perché non voglio fare brutte figure. A proposito di paranormalità, come all'inizio si chiamava, mi sia consentita, chi mi conosce lo sa, un po' di ironia, per non dire anche qualche volta di qualcos'altro. Che cos'è la normalità? Bisogna intendersi, perché per la maggior parte delle persone io sono non un biologo, e mi dispiace perché ho lavorato tanti anni nel nostro ospedale, ma sono un ufologo. Seconda carta, abbiamo la carta d'identità e mi dicono, ma è un dei conti, sì, è un ufologo, è un po' fuori di testa, però un po' ragazzo non fa male a nessuno. Quindi per loro, per il 95% dei nostri, non solo concittadini, ma abitanti del pianeta Terra, noi siamo anormali, cioè fuori dalla normalità loro. Però se ribattiamo la cosa, sono loro che per noi sono anormali, perché noi ci riteniamo normali, quindi la storia non è normale. Ma io credo che però la normalità sia estremamente soggettiva, poi, cioè estremamente, una persona non è mai un aspetto solo, è tanti aspetti. Ci sono persone, ad esempio, che si occupano di segnalazione di ricerche sui dischi volanti, magari c'è qualcuno che sembra perfettamente a norma, no? Come potremmo dire, e che poi magari colleziona brioche in un armadio. Quindi direi che tutti abbiamo un aspetto non anormale, singolare. Quindi di conseguenza ci sono persone, come dicevo io una volta durante una riunione che ci fu anni fa col compianto Silvio Ravaldini alla Fondazione Bozzano De Boni di Bologna, la biblioteca sul paranormale più antica d'Europa, quindi è qualcosa di importante, infatti adesso è tutelata da una ONLUS, è una fondazione, esatto. E praticamente dicevo che probabilmente il fatto che ci siano persone predisposte ad occuparsi di questo tipo di fenomeni, di questo tipo di argomenti, è qualcosa che sorge direttamente dal nostro DNA. Quindi come c'è chi ha la passione per andare a giocare a tennis o seguire o conoscere tutti i risultati di Wimbledon piuttosto che delle partite di calcio, che c'è chi nasce già con una predisposizione a questo tipo di ricerca. Sono perfettamente in sintonia, d'altronde non saremmo neanche qui a parlare. Torniamo a bomba, come si suol dire.
Adesso, non per svelare cose che ovviamente svelerai durante la conferenza, ma per dire che questi discorsi hanno un senso, possiamo riconfermare che le potenzialità non conosciute o non sfruttate per un tempo l'uomo le aveva, per esempio agli inizi della storia, sono ma più di quelle che sono conosciute e sfruttate? Ma sicuramente sì, sono tantissime e sono soprattutto alcune particolarmente semplici che magari riteniamo essere delle nostre peculiarità, così direi, banalità. Ad esempio, porto un esempio, io abbia modo di conoscere alcuni anni fa una ragazza che praticamente aveva la possibilità, me l'ha dimostrato in maniera inequivocabile, prendendo dei libri a caso e via, di appena io dicevo una parola, lei ripetermela immediatamente al contrario. È una, uno dice, non c'è niente di trascendentale, è vero, ma infatti noi parleremo di poteri della mente, di capacità che alcuni hanno e tanti altri magari hanno ugualmente, ma in maniera sopita, non sviluppata. E soprattutto parleremo durante la serata non di teorie, ma di fatti di cronaca e personaggi famosi che hanno tracciato la storia, e soprattutto la storia è stata modificata da quelle che sono state delle intuizioni pervenute da poteri percezioni extrasensoriali. Quindi di conseguenza direi che condizionano ugualmente, anche quando non vogliamo, la vita e la storia di tutti i giorni. Volevo spandare anche un altro luogo comune. Parlare di parapsicologia o di poteri della mente, molti aggiungono un aggettivo, poteri occulti della mente. Se andiamo a guardare l'etimologia del termine occulto, vuol dire che o sconosciuto o celato, cioè come se davanti ci fosse uno schermo. Certo. Questo, da parte di molti, lo fa concordare con spiritismo, metafonia, contatti con i defunti, farmi dare il numero dell'otto, non è assolutamente così, questo lo permettiamo. Andiamo avanti. Io prima ho detto che un tempo, migliaia se non centinaia di migliaia di anni fa, quando c'erano i primi nostri progenitori, alcune di queste facoltà che noi stiamo riscoprendo, o attraverso i dati, i libri, gli esami fisici, oppure perché esistono ancora persone che si tramandano genericamente questi poteri, abbiamo detto che nel nostro infinito creato, il nostro cervello è una delle cose più difficile da dire, più incredibili, perché ricordiamoci che oggi ci sono i computer, eccetera, ma il computer, chi lo programma, lo programma l'uomo. Non vorrei che un giorno, se si ferma il computer, si ferma anche l'uomo, perché allora saremmo veramente alla fine della nostra società. Quindi a che posto tu daresti nell'ambito di tutto il creato il nostro cervello? Sicuramente a un ambito importante e da quello di vista che sono, però sono convinto che esistano cervelli ancora più complessi. In realtà qualcuno ipotizza che il cervello sia in realtà esclusivamente una sorta di ricettore trasmettitore, e le conoscenze ci arrivano da quella che in tantissime civiltà, anche antiche, anche non eccessivamente inclini alla spiritualità, che il nostro cervello attinga gran parte delle proprie conoscenze non solo dalla memoria, ma da quella che viene
definita una sorta di biblioteca universale, dalla quale noi attingiamo coscienza universale. Qualcuno la chiamò addirittura biblioteca universale, dalla quale venivano attinte alcune informazioni che potrebbero essere le stesse che fanno parte dei corsi. Se interrompo oggi, proprio per oggi intendo negli ultimi 10 anni, la medicina cosiddetta ufficiale ha riscoperto questa biblioteca o concetto universale e la sta studiando, perché i dati sono inequivocabili, ci sono il falso cieco che si rifiuta di vedere, con il nome sta studiando una porzione, una branca della genetica che si chiama epigenetica, appositamente. È nata negli anni 50. Recentemente, sì, recentemente. Bene, andiamo avanti. Quindi, cosa si può immaginare? Che scenario possiamo aprire? Se noi potessimo aprire completamente, però, con Graham Charles, perché spalancare la porta, voglio dire una parola generale, se noi potessimo spalancare questa porta che ci chiude il 96%, 93% delle nostre potenzialità cerebrali, che cosa ci potremmo aspettare di trovare oltre i sensi extrasensoriali? Ma credo che sia non neanche minimamente valutabile. Probabilmente riusciremo a distruggerci, ad autodistruggerci nel giro di pochissimo tempo, anzi forse nella frazione di qualche secondo, perché una capacità mentale portata a un'ottimizzazione del 100% probabilmente metterebbe in risalto la parte più brutta dell'uomo, che già così, insomma, con quel 4%, con il 7%, insomma, una bella dimostrazione, lo vediamo tutti i giorni. Ma soprattutto è il fatto che il nostro cervello possa attingere già così a delle informazioni particolari, a delle conoscenze, delle capacità così particolari. Se non controllato in una maniera opportuna, sicuramente può essere utile da una parte, ma non è auspicabile in un'alternativa, insomma, questa. Mi viene in mente un proverbio che sembra avulso da questo discorso, ma che pensandoci bene si contempla perfettamente con quello che hai detto. Questo proverbio dice: non fare della beneficenza virgola da capo se non sei pronto a riceverne o l'indifferenza o l'ingratitudine. Stesso discorso che hai fatto tu per il cervello umano. È come l'energia nucleare, di per sé non è né buona né cattiva, dipende dall'impiego e l'uso che si fa. Certo. Quindi se il 96-93% del nostro cervello si aprisse immediatamente e avessimo solamente o la maggior parte di potenzialità autodistruttive, forse è meglio che rimaniamo così. Beh sì, non saremmo naturalmente preparati. Quando si parla, ad esempio, anche in ambito religioso, a fatti a immagine e somiglianza di Dio, chiaramente è un concetto, direi, particolarmente spirituale. Però non dimentichiamo che se il cielo vuole, lo siamo solo parzialmente, perché se avessimo anche solo... Sicuramente c'è una predisposizione a certe conoscenze che da un'entità suprema, chiamatela come volete, l'equazione 1, Dio, chiamatelo come volete, sicuramente c'è una capacità di controllo che l'uomo non avrebbe mai su tutta una serie. Adesso non è neanche bello paragonare l'uomo a Dio. C'è una bestemmia. Sì, non vuole esserlo, ci mancherebbe, però è appunto un modo per stabilire quanti limiti abbiamo noi poi a gestire, e lo vedremo durante la serata. Da parte di questa evidente entità superiore che ci ha creato, ognuno la chiama come vuole, è quasi un invito a dire: vedete cosa ho fatto io, cercate di comportarvi un po'. Un po' degnamente. È una bella battaglia.
una bella gara. Concludiamo che quindi diciamo tutto adesso, la percento non viene più nessuno e la provoco poi. No, no, ma c'è comunque, ci saranno comunque delle cose. E che allora, vorrei concludere da biologo. Noi oggi sappiamo, questo è indiscutibile, che ad esempio la memoria è una sequenza e conseguenza, che io non sto a spiegare perché dovremmo fare una lezione di fisiologia, di reazioni bioelettrochimiche. Almeno per la memoria questo è già stabilito. A questo punto però, prima abbiamo parlato di epigenetica, adesso vorrei introdurre, il concetto di ereditarietà dei caratteri acquisiti, che non è un boccone facile da digerire. Mi spiego. Il cervello memorizza e richiama attraverso impulsi bioelettrochimici, ma può essere influenzato, può immagazzinare, può essere condizionato da qualche cosa di esterno, per esterno intendo famiglia, cultura, società, ambiente di lavoro, eccetera? Ma sicuramente, perché altrimenti faremo tutti le stesse cose, ci vestiremo tutti alla stessa maniera, avremo tutti le stesse scelte positive per l'umanità o scellerate per l'umanità, quindi sicuramente ognuno di noi è condizionato da delle scelte e da input esterni, sia che facciano parte della realtà che noi vediamo o che facciano parte di quella realtà di cui parleremo dopo, parleremo durante la serata. D'altronde noi riteniamo di vivere in una realtà 24 ore al giorno, in realtà ci viviamo solo per due terzi della giornata, perché 8 ore passiamo a dormire e per una vita media di 80 anni, per dare un limite, ma io ne auguro molti di più, viviamo 27 anni in una realtà che è quella del sonno, che ha delle regole e dei condizionamenti completamente diversi, che ci condizionano poi la giornata dopo quando ci svegliamo. Bene, caro Elio, allora concludiamo questa lunga conversazione con, come mia abitudine, con una domanda provocatoria. Stato alterato di coscienza. Tu hai appena detto giustamente che l'uomo, abitamente l'uomo, per 27 anni sta dormendo, diciamo, continua a dormire. È in una dimensione alta. Esatto, e bisogna che ci sia, perché durante il sonno si ricarica la batteria, quindi è vitale per l'uomo. Però l'uomo forse non si rende conto che in questi 27 anni di vita media si trova in uno stato alterato di coscienza. Cosa vuol dire? Questo non vuol dire che si droghi, che si ubriaco, perché noi con i giornali, con i quotidiani leggiamo è stato requisito per stato alterato di coscienza, ebbrezza, uso di droghe, eccetera. No, alterato viene dal latino alter, che vuol dire diverso. Quindi noi quando dormiamo abbiamo una dimensione della nostra consapevolezza diverso dalla veglia, ovviamente. Cioè, tant'è vero che durante il sonno il nostro cervello al minimo ma continua a lavorare, e questo si concretizza con il sogno. Se il nostro cervello non riuscisse a funzionare, il sogno non avverrebbe. E questo avviene a livello di un'altra dimensione, perché quello che noi sogniamo spesso si avvera, allora entriamo nella parapsicologia, certo, e spesso invece è solamente una evasione del nostro sogno. Benissimo, io direi di aver concluso e diamo appuntamento al 11. Sì, scusa, la domanda qual era? Vedi che il mio cervello... No, ma hai detto, è una domanda provocatoria, io mi ero già messo in difesa. Hai ragione, mi sono fatto una considerazione. Vedi, anche questo è un potere della mente. Preferivo non averlo. Allora, la domanda è questa. Marzullo, scusa, direbbe, sì, fate una domanda e avete una risposta. Allora, la domanda è questa.
quando noi entriamo in uno stato alterato di coscienza, dove andiamo? Ma sicuramente sconfiniamo abbondantemente in quella realtà che fa parte di noi stessi e del mondo che ci circonda, ma che non riusciamo a percepire durante il quotidiano. Quella realtà che ci viene a trovare a volte di suo, perché alla fine poi, ad esempio, la grandissima scrittrice, giornalista, investigativa Paola Giovetti scrisse addirittura un libro sulla quotidianità della parapsicologia, anche Massimo Inardi, l'ignoto di noi, vi discorremo. Quindi c'è un enorme dossier su quello che capita di insolito a tutti quanti noi durante la giornata. A volte ce ne ricordiamo, altre volte passa nel solaio del dimenticatorio che abbiamo in un angolino della nostra mente, per poi tornare a essere visibile quando qualcosa di simile ci ricapita dopo un po' di tempo. In altre parole, è una strada a doppio senso, ma il senso non lo stabiliamo noi. Esattamente. Nel senso, quando lo dobbiamo, per forza andiamo in un'altra dimensione. Esattamente. Ma l'altra dimensione, però, quando ritiene sia opportuno, è lei che entra da noi. Esattamente. Però, siccome siamo su gradini leggermente diversi, siamo noi che dobbiamo capire che l'altra dimensione è arrivata da noi. Certo. Ma ne parleremo per sé. Assolutamente, parleremo soprattutto di quello che capita quando si è, tra virgolette, svegli. Quindi sicuramente ci saranno diverse curiosità che immagino le domande del pubblico pure. Anzi, chi vedrà questo trailer, come si può usa dire, si comincia a fare delle domande, non troppo, perché altrimenti poi ci mette delle bacchette. No, comunque in qualsiasi caso daremo anche tutta una serie di informazioni per le quali io darò delle informazioni, però con tanto di indicazioni per le quali andare a verificare quello che poi diremo. È molto bene ricordarmi agli spettatori di, in attesa dell'11, di andare a verificare e a consultare i nostri due siti, cioè www.soprannaturale.it e www.ganimeoparama.it. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.